E benvenuti ragazzi su Rocket League. Oggi ragazzi, siccome siamo di domenica, è arrivato il momento dell'allenamento. Oggi non vi farò vedere né power shot che già l'abbiamo affrontati, né save clear che già l'abbiamo affrontati, né wall dribble, air dribble che già l'abbiamo affrontati. Oggi andremo a trattare del double, del benedetto double jump aerials. Cos'è? Quello che ti fa andare in aria a prendere la palla in maniera molto più efficace del salto normale. Facendo doppio salto boost, voi andrete sulla palla praticamente come un jet, velocissimo rispetto a uno che fa salto, dopo un po' fa boost e comincia a volare. Quindi cominciamo a fare quel step da salto piano e provo a prendere la palla a anticipo il mio avversario e non gli faccio capire niente. Per far ciò ragazzi, andremo oggi a provare questo esercizio Double Jump Aerials di Doomsy. Io lo seguivo ai tempi perché era uno youtuber, giocava pure RLCS. Ora mi sa che non lo fa più, non gioca più RLCS. Però comunque era bravissimo e andremo a vedere questo. Ovviamente il codice lo trovate in descrizione se volete scaricarlo, comunque al momento è in elenco. Una volta entrati, come vedete ragazzi, c'è una palla che vi arriva tranquillamente, facile, sopra. Ora, quelli più scarsini andrebbero a fare così: salto, busto e prova a toccare. Questo salto, busto, piano piano per andare a toccare la palla, vedete, è una cosa che sì, magari a bronzo, argento si può fare perché comunque continui a segnare, però andando avanti già a diamante la gente comincerà ad applicare la tecnica del double jump. La tecnica del double jump ragazzi consiste nel saltare, andare giù con la levetta, quindi su con la macchina, e dopo proprio un millesimo, dovete comunque aspettare un po' perché sennò poi vi fa il backflip, dovete ripremere X più cerchio che è il boost. Così premete, ve lo faccio vedere piano piano, premete X, che è il salto per me, indietro. Quindi appena vi mettete così, voi subito X più cerchio, tenuto premuto, quindi così. Ok, questo è il doppio salto. Quindi da saltare così, io col doppio salto, vedete, vado molto più veloce. Posso pure tenere già il boost comunque attivo nel primo salto, però è molto più difficile. Se avete la palla troppo sopra, poi la macchina andrà troppo avanti. Spero di avervelo fatto capire. Ovviamente raga, non è un tutorial, è per farvelo capire velocemente per chi magari neanche sa cosa sia. E trovate ovviamente dei tutorial su YouTube se non l'avete capito, in quanto l'ho detto a parole spicce così in 2 secondi. Ora che tutti sappiamo cosa è e come si fa il double jump, andiamo ad applicarlo all'allenamento. Sono 15 passaggi bellissimi. Ci mettiamo qua, doppio salto, e andiamo a mettere la palla in porta. Così, velocemente. Cioè, quindi capite, da doppio salto e vado a sbordare la palla a salto e oh mio Dio, aspetta, non ce la faccio. Oppure salto e dopo un po' cerchio. Vedete che sì, potete comunque segnare. Però, raga, siete lentissimi. Cioè, se il vostro avversario è più forte di voi, applica la tecnica del doppio salto, capite che andrete sempre in ritardo a prenderla e non la prenderete mai da un certo step di rank in poi. Quindi il primo l'ho fatto vedere, andiamo subito al secondo. Il secondo, stessa cosa dall'altro lato. Ci mettiamo qua, doppio salto, e andiamo a colpire la nostra palla. Così, volete comunque farla meglio? Tranquilli, così già è molto più carina. Dipende poi il vostro scopo, se volete allenarvi nel double jump oppure double jump più tiro o solo tiro, dipende da voi. Questo è il momento per farvi capire come usare il double jump. Ad esempio questa più alta, quindi qua non andremo a saltare già premendo cerchio, ma andremo a fare il primo salto e poi cerchio. Ok, quindi X. Raga, io queste cose però mentre che parlo non le so fare. Mentre che faccio il tiro, dire X poi X cerchio non ce la faccio. Comunque questo è il doppio salto per andare a prendere la palla. Io ho voluto fare il doppio tocco, però non c'è bisogno. Stessa cosa qua, la palla è vicina, quindi qua comunque possiamo andare a fare, possiamo andare a partire già col boost. Ci mettiamo qua e andiamo a tirare tranquillamente i nostri tiri. Ok? Ovviamente vi ripeto, fatevelo come volete. L'importante è che usate il doppio jump. Vi allenate nel doppio jump. All'inizio, raga, vi verrà di fare sempre il backflip. Ve lo dico, è normale. Ci sono passato pure io. Poi, appena capite il tempo di comunque che deve passare tra il primo salto e il secondo,
andrete come il vento. Allora, il quinto, stavolta la palla che magari il vostro avversario tira, sbaglia e va arriva addosso. Ci mettiamo qua, doppio salto. Io ovviamente, raga, faccio i giri perché mi piace farli, ma potete benissimo fare così, aspettare la palla e tirare. Ognuno lo fa come vuole. L'importante, vi ripeto, dovete farlo proprio col double jump, ok? Mai uno. Non mi interessa se segnate o non riuscite. Non mi interessa, double jump, ok? Il sesto, stessa cosa, laterale, molto potente. Quindi io vi consiglio di o partire subito o comunque fare prima il salto e poi il boost, ok? Ovviamente, raga, fatevelo come volete. Quello è il mio consiglio. Se lo volete accettare, lo accettate. Se no, lo fate col boost. Non cambia niente, basta che vi aggiustate più in aria, tranquilli. Il settimo, stessa cosa, uguale dall'altro lato. Un po' più lentino, anzi, perché vedendolo è molto più lento, riesco ad arrivare più velocemente rispetto alla parte destra su questo tiro. L'ottavo, ok, tranquillo. Questo, raga, bisogna andare molto su, ma comunque con un double touch riuscite comunque a farlo. Potete comunque tirare in maniera dritta, proprio diretta nello specchio della porta. Però se vi volete tenere pure nei double touch, fatevelo. Cioè fatelo. Il nono, raga, è più complicato perché siamo più lontani, quindi bisogna un attimo gestirsi meglio boost, salto e tutto. Però ragazzi, mettiamo qua comunque e andiamo a tirare direttamente in porta. Ovviamente non vi sto qui a cercare i tiri perfetti perché comunque non mi interessa. Cioè, l'importante è capire l'inizio, cioè la base, questo o questo o questo o questo. Dipende come la palla rivolta verso di voi. Questo, raga, è un tiro potentissimo. Quindi, raga, appena vedete che rimbalza, saltate subito e la mettete in porta. Ovviamente non partite subito perché è un po' cheatare. Aspettate che rimbalza, poi appena rimbalza saltate col double jump. Undicesimo, tranquilla. Potete anche provare a fare dei tiri diretti così. Dipende, sbizzarritevi, allenatevi soprattutto nel double jump. Tranquilli, rilassate, all'inizio non vi verrà, però piano piano lo farete sempre. Ovviamente, prima di andare avanti a far vedere gli ultimi tre esercizi, è normale, raga, qui ad un certo punto lo farete sempre. Magari poi appena entrate in partita le prime volte vi verrà l'ansia e sbaglierete. Vi piglierete comunque gli insulti dei compagni, però tranquilli, scialla, dovete imparare. È come quando fate scuola guida, avete la macchina per la prima volta, la fate le prove e vi si spegne la macchina sempre. Dopo un po' comincerete a prendere l'abitudine, la sicurezza, capirete come fare e non vi si spegnerà mai. Quelle sono step che dovete fare sempre. Dodicesimo, raga, basta seguire la palla. Double touch, triplo touch, quello che volete fare lo fate. Andiamo subito col tredicesimo. Ok, palla che vi arriva tranquillamente. Questa palla, ragazzi, se non la controllate bene vi tocca il tetto. Quindi dovete tirare proprio preciso, perché c'è spesso vi toccherà sopra il tetto e rimbalzerà brutalmente. Quindi dovete cercare di non toccare mai il tetto. Quattordicesimo, palla lontanissima, veramente difficile. Questo tiro non lo capisco, perché, ok, puoi farlo tranquillamente così, ma è brutto. Cioè, non saprei come metterla in porta in maniera veloce, se non facendo così. Quindi questo io lo skipperei. Raramente vi succederà comunque di andare a tirare in porta così. Cioè, di solito uno fa così, la mette per il suo compagno, comunque la mette al lato, ma non va a tirare direttamente, è veramente difficile. Il quindicesimo e ultimo, palla che arriva al centro da laterale. Quindi ci mettiamo qua e andiamo a tirare tranquillamente in porta diretti. Ovviamente fatelo sempre in maniera migliore, ma questo esercizio, ragazzi, è double jump, quindi dovete subito arrivare alla palla. Perché così, se ve lo fate in ritardo, vedete, se ve lo fate senza double jump, non arriverete mai a prendere la palla, vedete? Senza double jump, o comunque facendolo in ritardo, così, vedete, non ci arrivate, quindi dovete fare il double jump. Comunque, ragazzi, l'allenamento finisce qua, ve lo faccio rivedere. Si trova al momento in personalizzati, in elenco, e si chiama Double Jump Aerials di Doomsy. Trovate il codice per scaricarlo in descrizione se non lo trovate più in elenco. E niente, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, se comunque ve l'ho spiegato bene, l'avete capito, sapete già farlo, vi impegnerete a farlo, a
avete comunque fatica, fatemelo sapere ragazzi tramite un commento, un mi piace, un'iscrizione. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo che vado in live ogni giorno su Twitch dalle 14 alle 19:20 tranne la domenica. E soprattutto ragazzi vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché metto tante foto al giorno, storie, vi faccio partecipare ai sondaggi, alle challenge comunque per YouTube e altre cose. Bella.